Fighissimo. Tra l'altro la palma. Ok, me la provo. Ottimi. Non potrò mai andarci in giro. Il centesimo incidente, quindi non è affatto male. Brava Adriana! Ciao a tutti, oggi sono circondata da pacchi e pacchettini perché questo è un super mega haul ed è sia super perché ho un sacco di cose da spacchettare, ma è super anche perché è il primo video dopo i 100.000 iscritti e io davvero sono stra mega contenta, non so se si vede da questo sorriso a 90.000 denti che ho stampato in faccia da qualche giorno, perché sono davvero stra felice e vi ringrazio proprio dal profondo del mio cuore. Grazie, 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 grazie. E se potessi vi abbraccerei tutte, perché 100.000 è un traguardo importante. Se penso solo un anno fa non avrei mai immaginato di arrivare a questo punto. E questo solo davvero grazie a voi. Quindi, allora, devo andare avanti col mega haul, se no mi metto a piangere. E comunque, grazie. Allora, da cosa iniziamo? Iniziamo forse con quella che ho già indosso, che è questa collana di Happiness Boutique, che è strabella, strabella. Happiness Boutique è un sito dove io acquisto praticamente quasi ogni mese, perché ha delle cose bellissime. Questo mese ho preso appunto questa collanona super, poi questo orecchino che avevo nel raduno a Milano, che è bellissimo, sta su tutto l'orecchio, è davvero fighissimo. E c'era anche l'altro piccolino da mettere di qua che ho prontamente perso, ma comunque quello bello è rimasto, meno male. Ora ve li faccio vedere. Ha la clip per aggrapparlo qua sopra e sotto ha il cosino, così. Guardate quanto è bello, cioè è fighissimo, fighissimo. Ecco, è un sito che ha davvero delle cose molto particolari e anche il rapporto qualità-prezzo secondo me è ottimo. Bene, ho ricevuto un pacco specialissimo dal signor Diego Dalla Palma. Grazie Diego, spero di conoscerti un giorno. E, che praticamente è una scatola dove dentro pensavo ci fossero 8.000 prodotti diversi, invece sono tutti prodotti per fare le sopracciglia. Ci pensate? Cioè, quante cose per fare le sopracciglia. Due matite sopracciglia, una classica matita così con la punta, e l'altra è quella lì automatica. Io preferisco proprio di gran lunga queste qua classiche con la punta così, e l'ho provata questa e mi piace, è il colore 102 e c'è anche lo spazzolino fuori che è sempre utile per spazzolare. Poi c'è dentro il fissante trasparente, tac. Poi questo qua che è il fissatore volumizzante, che è anche un po' colorato e un po' marroncino. Quante cose! Se siete appassionati di sopracciglia ve lo consiglio. E poi il pennello angolato con proprio la... come si chiama? Il colore per le sopracciglia, che però per le mie è un po' chiaro perché è marroncino. E perfino... il pettinino per sopracciglia, cioè c'è tutto qua dentro. E praticamente questa linea di Diego Dalla Palma, non Balma, tra l'altro la palma, devo ancora andare in giro con la palma, vi ricordate? Ho pensato di fare il vlog a Londra, vado giovedì, quindi tranquille. Ecco, quindi se siete appassionate di sopracciglia o se cercate sempre prodotti per farle proprio al meglio, definite bene, questi prodotti potrebbero fare al caso vostro. Poi, non so se mi seguite su Instagram, se non lo fate, seguitemi, mi chiamo spinkmakeup_hair. Praticamente mi sono arrivati da Maybelline questi prodottini nuovi e c'è scritto gioca con lo sguardo, ecco le tue carte vincenti. Praticamente c'è questo eyeliner che si chiama Curvy Master Precise, che ha questo pennellino molto particolare, però io l'ho usato in questi giorni e devo dire mi piace. Cioè, anzi, forse è anche più facile del pennino normale. Direi di provarlo, se non siete molto pratiche con l'eyeliner potrebbe essere una buona soluzione. Poi, il mascara ciglia sensazionali Voluptuous con olio di argan, lo proverò sicuramente in qualche tutorial, l'ho usato anche questo in questi giorni e devo dire che è molto volumizzante, allungante, mi piace, però forse perché è nuovo, molto carico di prodotto, quindi ho dovuto poi andare a pulirlo con un altro scovolino, quindi non so se perché è nuovo, perché è così, dovrei vedere tra un po' di tempo quando si scarica un po' se è meglio.
poi dentro c'era anche il matitone Brow Drama, proprio sopracciglia a go-go in questo haul, come, vabbè, sono un po' anche il trend di stagione, le sopracciglione. E Maybelline ha fatto questo matitone gigante, proprio grosso grosso, e vedete, questa è la colorazione, non so se hanno fatto diversi colori, medium brown, per me è un po' chiaro questo, io le ho sopracciglia più scure, però forse come idea non è male quella del matitone, perché non lo so, fatemi sapere voi cosa preferite, se il matitone grosso per fare le sopracciglia o quello sottile. Io preferisco forse la via di mezzo, la matita normale, cioè non quello sottilissimo automatico, ma neanche questo, quello, la matita normale. Ok, poi proprio stamattina mi sono arrivate due cose che quindi ancora non ho provato, che sono Raspberry Ketone, che sarebbe un bruciagrassi, sono... queste praticamente, come si chiamano questi frutti rossi? Lamponi, che in teoria bruciano i grassi, l'hanno fatti vedere al dottor Oz, e vedremo, adesso mi documenterò prima di provarli, e sono della, entrambi della White One, e poi anche, sempre della stessa marca, il siero a lunga ciglia. Io questo ne avevo provato un altro, di un'altra marca, e devo dire la differenza l'avevo vista, cioè si sono allungate, però bisogna applicarlo con costanza, io costanza non ne ho molta, però proverò anche questo magari. Ed ecco qui, ora ho il mega pacco cinese che mi è arrivato da Wholesale Buying, e allora vediamo sia vestiti che robe, allora varie cose. Ho preso per prima cosa pennellini, perché costavano davvero poco e ho pensato chissà come sono, costavano circa, mi sembra 4 euro, una roba del genere, e c'è anche la loro custodia che è davvero carina, la custodia è sicuramente usabile, e i pennelli sentiamo come sono, ma non sono affatto male. Non sono affatto male. By Sam e Nick Chapman. Ah, ma sono della Real Technique. Possibile. Mi sembra così strano. Cioè, Real Technique è un'ottima marca. Pensa a te. Ah, sono quelli della linea delle Pixie U. Ma dai, è solo 4 euro. Ottimi. Ve li consiglio proprio questi. Io li avevo ordinati, ma non avevo capito che erano di questa marca. Brava Adriana. Ho un sacco di vestiti da provare. Allora, ah, poi ho preso questo pennellone. Pennellone. Da bronzer. Bello. Mamma mia, bellissimo, ottimo, bello bello. Comunque vi metto tutti i link dei prodotti nell'info box, quindi trovate tutto, Belli questi pennelli, sono proprio contenta. Poi ho preso questo da attaccare in macchina, che sarebbe il porta... Beh, non lo voglio smontare, comunque è il porta telefono da attaccare in macchina, perché... L'altra volta volevo fare il vlog mentre guidavo e attaccare la fotocamera o il telefono, ma non sapevo dove metterlo e quasi rischiavo di fare il centesimo incidente, quindi ho pensato di prendere questo. E poi ho preso la spazzola lisciante Ace Vivi, che ho visto che hanno fatto un sacco di, come si chiamano, di review su questa spazzola. E questa l'ho già provata e vi farò vedere sicuramente il video dove la uso. E comunque, vabbè, vi spiegherò tutto nella review che ho fatto. E comunque diciamo che vi preannuncio che se siete ricce non è il prodotto per voi. Però se siete lisce o un pochino mosse, un po' mossi così, potrebbe esserlo. Comunque ve lo farò vedere nella review. Aiuto. E costa 15 euro questa, quindi buono. Mi provo i vestiti. Allora, non mi ricordo neanche cosa avevo preso. Che cos'è? Ah, guardate, questa mi piace sicuro. Sono stupida. La maglietta di Barbie,
vabbè, questa dai, faccio a meno di provarla. Anche perché è un po' corta. È stracorta, però è carina. Bellina. Ok, me la provo. Cioè, è stracorta. Non potrò mai andarci in giro. Magari con un pantalone proprio a vita altissima, sì. Però è carina. Bellina. Poi, cosa ho preso? Cosa ho preso? Ah, avevo preso questo... aiuto, i capelli. Ho preso questo copri costume, diciamo. Sì, un copri costume. Carino. Oh, già voglia di andare in spiaggia. Bellino. Poi ho preso... com'è? Ho preso questo toppettino. Mi sembra una taglia mignonissima. Me lo provo così ridiamo un po'. Ecco, è un toppino così, ma non lo capisco molto perché, boh, è tutto largo. Non lo so, non mi convince. Poi ho preso due vestiti lunghi, uno è questo nero, secondo me è strabello, ve lo faccio vedere meglio, se riesco. Ecco, praticamente è un vestito così che si chiude a portafoglio con le taschine, molto carino. Mi piace, sicuramente lo userò quest'estate, bellino. E poi ne ho un altro da provare che è della stessa fantasia di quello che avevo preso da Lookbook Store, però è lungo. Proviamolo. Carino! Ma questa fantasia mi piace tantissimo, già l'altro vestito mi era piaciuto. E questo praticamente ha queste aperture che non avrei mai pensato potessero piacermi, invece non sono male. Carino, dai, non è affatto male. Bellino. Ecco, avrei ancora un piccolo pacchettino da spacchettare, ma con dentro delle cover nuove, ma ho pensato che forse sarebbe meglio fare il video con tutte le mie cover, quindi fatemi sapere nell'info box, nei commenti, se volete il video di tutte le mie cover, insomma le mie cover del telefono, dove vi farò vedere anche queste che mi sono appena arrivate, che sono stracarine. Vi faccio sbirciare una, ecco. E niente, fatemi sapere nei commenti quali sono le cose che vi sono piaciute di più, se vi piacciono i mega haul, pollice in su, e mi raccomando, ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ormai lo sapete, ci vediamo sempre il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 13. Un bacione, ciao!